Proseguiamo questo nostro intervento sull'utilizzo di mezzi anche all'interno delle nostre città e riabbiamo con noi il dottor Dino Menichetti, Regional Manager di Fercam. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Con lui abbiamo anche il professor Edoardo Marcucci di Trilab, ed è il direttore del laboratorio di ricerca proprio di Trilab dell'Università Roma III. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Dottor Menichetti, io parto proprio sempre da lei, ma stiamo parlando, voi avete sviluppato con Trilab questo nuovo progetto che riguarda proprio anche lavorare, perlomeno spostare le merci anche all'interno di una città impegnativa come Roma su dei veicoli a basso impatto ambientale. Ci racconta un po' questo progetto? Sì, certamente. Il tutto nasce da un progetto che stiamo portando avanti per ridurre le emissioni, soprattutto nella distribuzione urbana e suburbana. Il progetto si chiama Emission Free Delivery ed è partito come pilota sulla città di Roma ed è oltre un anno che collaboro con il Trilab e con il professor Marcucci che coordina un tavolo permanente di ricerca con i vari stakeholders per individuare le soluzioni migliori nell'ambito del PUMS, del Piano Urbano Mobilità Sostenibile. La nostra ambizione come Fercam è di riuscire ad effettuare la distribuzione su Roma all'interno della fascia verde con veicoli a zero emissioni entro 2 anni, quindi in largo anticipo rispetto alle scadenze comunitarie. Per riuscirci è chiaro che serve la collaborazione di tutti gli attori coinvolti. Abbiamo già cominciato con l'introduzione di veicoli elettrici e con il supporto del Trilab contiamo di portare avanti altri progetti pilota per riuscire ad azzerare le emissioni all'interno di questa città. Mi ha molto colpito questo laboratorio di ricerca. Ecco, ci spiega esattamente in cosa consiste, cosa fa, come è nato, quando è nato il Trilab e se può parlarci un pochino più approfonditamente del progetto pilota che state portando avanti con Living Lab Logistic. Grazie. Allora, Trilab nasce all'incirca 2 anni fa, assieme al professor Gatta abbiamo deciso di dare vita a questa realtà perché c'è stata una convergenza di interessi di ricerca ma anche di necessità, diciamo, della pubblica amministrazione. In particolare uno degli obiettivi che da subito il Living Lab Logistica della città di Roma ha avuto è proprio quello di coordinare le varie azioni riportate all'interno del piano urbano della mobilità sostenibile e in particolare quelle all'interno del piano urbano della logistica sostenibile di cui io sono stato il coordinatore. E quindi è stato creato sulla scorta anche di esperienze maturate all'interno di progetti di ricerca europei di cui abbiamo fatto parte questa iniziativa connessa al Living Lab logistico, cioè al concetto è molto semplice: utilizzare la città come strumento per sperimentare nel concreto politiche di intervento prima di darne ampia attuazione, quindi avere una possibilità di sviluppare dei piccoli progetti pilota in partenza che, se come tutti speriamo siano in grado di produrre risultati positivi, verranno poi attuati su larga scala dalla città. Quindi all'interno di questo contesto si è cercato di realizzare quel rapporto proficuo di cooperazione, di co-creazione di soluzioni condivise con i diversi attori logistici. Tanto per chiarire, il Living Lab ha 3 componenti principali: il Dipartimento, quindi l'organo politico del Comune, Roma Servizi per la Mobilità, quindi l'Agenzia dei Trasporti della città, e il Living Lab, Trilab, che coordiniamo, che ha invece la funzione di supporto scientifico per l'attuazione delle varie misure. Quindi questo è lo spirito con cui nasce questo laboratorio di ricerca, per dare quindi un supporto alla pubblica amministrazione, ma favorendo in particolare il coinvolgimento di operatori che sono disponibili e interessati ad attuare politiche innovative che siano in linea con quanto previsto
dal piano urbano della mobilità sostenibile di Roma, che non fa altro che ispirarsi alle linee guida europee che sono oramai, come dire, ampiamente condivise dalla maggior parte degli operatori. Questa è stata l'occasione che attraverso la quale abbiamo avuto l'opportunità di, come dire, incontrare e cooperare con Fercam, diciamo, un rapporto molto proficuo, molto secondo me utile per tutti, anche per, devo ammettere, anzi sottolineo con piacere, per lo spirito, diciamo, di social environmental responsibility che la società sta dimostrando in tutto ciò che sta facendo. Cioè Faircam sta lavorando veramente molto molto bene con uno spirito che va al di là, diciamo, delle aspettative che nutrivamo all'inizio del rapporto. Dottor Menichetti, progetti che abbiamo visto nel precedente incontro, ma anche questi progetti che state portando avanti con Trilab, sono molto impegnativi per una struttura come Faircam e soprattutto siete partiti da una città come Roma molto impegnativa per voi e per la logistica di Roma. Sì, ammetto che la sfida sulla città di Roma è una sfida molto impegnativa perché basti pensare che la superficie del territorio comunale di Roma è di 1.285 km quadrati, quindi 10 volte quella dei principali capoluoghi italiani. In più ci sono dei problemi connessi alla viabilità, problemi connessi alle distanze, quindi è effettivamente una sfida molto impegnativa, ma l'abbiamo accolta di buon grado. Oltre a ciò che stiamo già facendo con i veicoli elettrici e con i veicoli a gas naturale, il rapporto con il professor Martucci, con il suo staff e con il Tralab, che è iniziato oltre un anno fa, è, devo dire, un rapporto molto molto costruttivo, perché ci aiutano a prendere le decisioni giuste per riuscire a diminuire l'impatto ambientale che comunque la nostra attività inevitabilmente ha sulla città. Oltre al progetto, uno degli ultimi progetti che stiamo portando avanti con il Living Lab, molto interessante, è relativo a un'idea di reverse logistics, cioè l'idea di effettuare la distribuzione, di utilizzare all'interno della città di Roma delle cargo bike, dei cargo scooter elettrici a pedalata assistita per ritirare gli imballi delle spedizioni consegnate da Faircam per avviarli al riciclo. Oltre a questo, gli addetti che effettueranno questo servizio faranno anche dei servizi cosiddetti di ultimo metro, quindi dei servizi a supporto degli esercenti, dei negozi, dei punti vendita che hanno esigenze particolari. Spesso ci chiedono servizi di facchinaggio, di consegna al piano, di consegna in cantina. E oggi questi servizi vengono svolti dai nostri autisti, ma per svolgere questi servizi gli autisti sono costretti a lasciare i mezzi parcheggiati in strada, a volte i parcheggi, soprattutto a Roma, sono molto complicati, quindi l'implementazione di questo sistema ci permetterà di liberare velocemente il mezzo, quindi di non creare congestione al traffico e allo stesso tempo effettueremo questo servizio con mezzi ecosostenibili. Ora, sperimentare cargo scooter e cargo bike su Roma sarà un'impresa sicuramente interessante, ma cominceremo dai primi di novembre con tre prototipi di veicoli diversi, quindi un cargo scooter, una cargo bike a due ruote con pedalata assistita e una cargo bike sempre con pedalata assistita, ma un quadriciclo. Quindi con questi tre cominceremo a sperimentare questi servizi all'interno della città di Roma con il supporto del Trelab che ci ha coinvolto in una call for ideas all'interno del progetto Horizon e con Roma Servizi per la Mobilità. Ci farà piacere essere, diciamo, a supporto di questo progetto e tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare il Tralab e il professor Marcucci che ci ha coinvolti in questo interessante esperimento. Ecco, rimaniamo in tema, professor Marcucci. Ecco, da esperto delle problematiche della città di Roma in merito al trasporto delle merci nella capitale, secondo lei quali sono le priorità più importanti e soprattutto quali possono essere i sistemi per, non dico per risolverle subito, ma per affrontarle in maniera e avere un minimo di risultato positivo? La ringrazio per la domanda che dimostra una sconfinata fiducia sua nelle mie capacità di risposta. Devo confessarle, se sapessi rispondere in maniera corretta a questa domanda, avrei probabilmente, non so, vinto quale premio, nel senso che è veramente quello che lei chiede molto, molto difficile, diciamo.
Vediamo se riesco a rispondere comunque in modo convincente. Io piuttosto che concentrarmi su cosa sia opportuno fare, vorrei concentrarmi nella risposta che le do nel come è opportuno provare a fare qualcosa. L'esperienza che è stata poc'anzi descritta da Ferkam, da Menichetti, testimonia secondo me una procedura che è fondamentale seguire, cioè quella di pensare alla realizzazione di piccoli progetti, progetti pilota, in cui si testa nel concreto l'efficacia rispetto, diciamo, all'intervento proposto, che deve sostanzialmente rispondere a diversi prerequisiti fondamentali, tanto la sostenibilità finanziaria da parte di chi lo attua, nella fattispecie Ferkam. Deve essere poi garantito un impatto di tipo ambientale, quindi legato alla congestione del traffico, all'inquinamento dell'aria da parte della città, ma allo stesso tempo tutto ciò deve essere compatibile con i requisiti necessari che poi gli operatori che sono sul mercato devono, con i quali diciamo, devono confrontarsi quotidianamente. Quindi, piuttosto capisco che è più facile a volte ottenere risposte sul devi fare A, B, C e D, ma io piuttosto che dire questo direi che bisogna decidere assieme in maniera diciamo cooperativa e congiunta, assieme, quando dico assieme, immagino sempre diciamo, tre componenti principali, quella della pubblica amministrazione che ovviamente ha degli obiettivi molto semplici, il primo cittadino di una città è responsabile in primo luogo della salute dei cittadini, tant'è vero che sappiamo che a volte quando ci sono diciamo, i blocchi del traffico sono dovuti proprio a una responsabilità oggettiva in cui si è dimostrato che c'è stato un superamento dei limiti massi per X giorni e quindi va bloccato. Quindi questo è l'interesse della città. C'è l'interesse degli operatori logistici come Ferkam ad esempio, ma c'è anche l'obiettivo diciamo, dei cittadini e dei commercianti che devono, come dire, trarre beneficio dagli scambi che effettuano. Quindi questa ripartizione degli obiettivi va sempre tenuta presente e va risolta in maniera congiunta. Quindi piuttosto che pensare a prendere delle decisioni così in astratto o senza tener conto degli effetti concreti che queste poi possono avere una volta che si realizzano, quindi diciamo facciamo un centro di distribuzione urbana per il commercio elettronico o facciamo più, che so io, piste ciclabili dedicate alle cargo bike, cioè piuttosto che dire questo, io sarei per un approccio molto più pragmatico. Verifichiamo che ci siano delle idee innovative che, è lì, che almeno in prospettiva ci sembrano ragionevoli, testiamole in concreto e se funzionano per davvero, poi sì, trasformiamole in politiche di intervento. Quindi, per rispondere alla sua domanda, in estrema sintesi direi non lo so, però quello che posso dire è ho un metodo da proporre su come scegliere assieme ciò che in concreto andrà fatto. E che verosimilmente porterà a risultati positivi per tutti, diciamo, i portatori di interesse coinvolti nel processo. Dottor Menichetti, io la ringrazio perché veramente attraverso Ferkam abbiamo avuto degli ospiti molto importanti. Una sua chiusura veloce. C'è una vera rivoluzione anche nei trasporti a questo punto che vedremo nei prossimi anni. Lei ci ha dato veramente una apertura a come cambierà mezzi idrogeno, carbo bike, eccetera. Quindi veramente andiamo verso anche per il vostro settore una sostenibilità maggiore. Sì, come ha giustamente detto il professor Marcucci, queste nostre iniziative sono tutte delle sperimentazioni perché dobbiamo fare attenzione perché le scelte che prenderemo oggi e le decisioni che prenderemo oggi si ripercuoteranno poi sugli sviluppi futuri. Quindi ci piace testare tutte queste soluzioni. Come ha correttamente detto anche il professor Marcucci, la sostenibilità economica è fondamentale oggi queste
Quasi tutte queste iniziative sono fatte esclusivamente sulla base delle nostre risorse. E la nostra ambizione in questo momento prevediamo di riuscirci entro il primo trimestre del prossimo anno, è effettuare i primi trasporti Gopage, quindi di collettamme nazionale da una città ad un'altra città, quindi nella fattispecie stiamo parlando da Milano a Roma, con un trasporto certificato totalmente a zero emissioni. È una strada che siamo già pronti a, è un traguardo che siamo già pronti a raggiungere perché è un progetto che si articola con varie componenti, quindi non solo l'utilizzo dei mezzi elettrici all'interno delle aree urbane, su Milano e su Roma siamo già attrezzati con colonnine di ricarica e veicoli elettrici, il trasferimento delle merci tra le due filiali con veicoli alimentati a gas naturale, parliamo di veicoli all'energia a gas naturale liquefatto. Ma soprattutto noi siamo attenti a guardare l'intero ciclo, quindi well to wheel da pozzo a ruota. Di conseguenza, per essere un trasporto effettivamente a zero emissioni, l'energia elettrica e il biometano devono essere prodotti da fonti rinnovabili. E non solo, questi progetti che stiamo portando avanti hanno anche dei percorsi di inclusione sociale, quindi ad esempio quello delle cargo bike che porteremo avanti su Roma, delle cargo scooter. Tra l'altro lo faremo in collaborazione con una società che abbiamo conosciuto proprio grazie alla collaborazione con il 3Lab, che come noi si impegna a favorire processi di inclusione sociale e di integrazione lavorativa delle persone in stato di necessità, perché riteniamo che al di là di sostenibilità non è solo emissioni, non è solo sostenibilità economica, ma per noi la sostenibilità è anche un concetto esteso che riguarda che rientra nel nostro programma di responsabilità sociale d'impresa e vogliamo ridurre anche l'impatto che la nostra attività esercita nei posti dove esercitiamo, cercando anche di favorire dei progetti come questo dell'inclusione sociale o del riciclo dei materiali della nostra filiera con altri progetti collegati che stiamo già portando avanti. Dottor Menichetti, io la ringrazio moltissimo di essere stato con noi, grazie di quanto ci ha Grazie a voi. indicato. Ringrazio anche ovviamente il professor Edoardo Marcucci, che è il direttore del laboratorio di ricerca Trilab dell'Università Roma 3, e proseguiamo col nostro talk di Romè. Grazie ancora. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.